Benvenuti, in questo tutorial proveremo ad installare MongoDB su un server Ubuntu, su una VPS Ubuntu 21, ma credo che la procedura vada bene anche per versioni precedenti di Ubuntu. Quindi ci colleghiamo alla nostra macchina, facciamo un apt-get update. O se non siete sudo, se non siete utente di root, fate sudo apt-get update. Una volta fatto, copiate questo comando curl-fs-sl https mongodb org.static pgp server. Insomma, andiamo a installare la chiave per accedere al repository, per verificare il repository di MongoDB. Lanciamo un apt keylist per vedere appunto che sia tutto ok. Una volta fatto, andiamo ad aggiungere il repository alla nostra lista. Fatto questo, facciamo un apt-get update. Sudo apt-get update e infine possiamo andare ad installare il nostro database, quindi sudo apt-install mongodb-org. Ora andiamo a vedere se è già attivo, altrimenti lo andiamo ad attivare noi. Come vedete ce lo dà inattivo, quindi facciamo sudo systemctl start mongodb, andiamo a vedere ora se è attivo. Come vedete il nostro database ora è attivo. Se vogliamo abilitarlo in modo che si parta di default, facciamo un systemctl enable mongodb. In questo modo, all'avvio della VPS, il nostro server sarà attivo. Verifichiamo che sia connesso, che sia raggiungibile. Ok, come vedete il nostro database risponde. E quindi direi che il nostro database installato, ora proviamo invece ad interagire con esso. Per interagire con MongoDB non ci basta poi, una volta installato, che lanciare il comando mongo, e come vedete siamo all'interno del database. Se lo facciamo show dbs, show spazio dbs, come vedete ci ritorna i database che sto usando, le collection come si chiamano in questo caso. Andiamo ad provare a connetterci dall'esterno al nostro database. Quindi facciamo partire un programma chiamato MongoDB Pass, MongoDB Compass. Potete scaricarlo da un sito che poi vi metterò in descrizione. Facciamo una nuova connection. Serie questa stringa, quindi MongoDB due punti slash slash numero di IP, numero della porta di MongoDB che di default è la 27017. Outsource uguale admin e read preference uguale primary eccetera eccetera. Fate connect. Come vedete ora lui tenterà di connettersi, ma non ci riuscirà. Non ci riesce perché dobbiamo dare il permesso a MongoDB di ricevere connessioni dall'esterno. Quindi qua annulliamo un attimo la nostra connessione. Torniamo qua sul nostro server, perché ci ricolleghiamo, che mi ero scollegato. Ok, una volta arrivati qua sul nostro server,
Andiamo in sudo vim. Aspettate, scusate un attimo. Dobbiamo editare il file. Dobbiamo editare il file presente in etc che si chiama. Allora, facciamo così. Sudo vim etc mongo-dconf. Ok. Andiamo qui e qua dobbiamo andare ad abilitare l'IP pubblico della nostra VPS e dobbiamo andarlo a mettere probabilmente qui, quindi qua probabilmente mettiamo virgola il nostro numero di IP. Ok, quindi qua facciamo virgola e andiamo a mettere l'IP pubblico della nostra macchina. Io sto usando una VPS di Linode, mi vado a copiare l'IP e lo incollo qui dentro. Fatto questo, salvo. Fatto questo, riavvio il mio MongoDB tramite service MongoD restart. Facciamo un attimo uno status per vedere che sia ok, che non abbia, che appunto il file non dia, per la modifica abbiamo fatto il file non dia problemi. E quindi ritorniamo qua sul nostro MongoDB Compass 27.0.17, connettiti. Ok, si è connesso, quindi niente, come vedete qua ci siamo connessi. Disconnettiamo un attimo, rifacciamo edit, conferma. Qua abbiamo il nostro numero DP e la porta e facciamo connetti e ci connettiamo senza problemi. Ma voi, non so se vi siete accorti, ci siamo connessi senza username e password. Questo vuol dire che chiunque può raggiungere e manipolare il nostro database MongoDB. Quindi adesso andiamo a vedere come proteggere il nostro database con appunto uno username e una password. Per creare il nostro database torniamo qua nel nostro terminale, rientriamo in MongoDB. Oops. Mongo, facciamo show DBS e ci ritorna appunto il nostro database. Per farlo andiamo nel nostro database admin, quindi use admin, ok, e ora dobbiamo andare ad inserire un appunto uno username, una password e le funzionalità di amministrazione. Per farlo dobbiamo usare questo comando, quindi db.createUser, parentesi, graffa, gli passiamo il nome utente, gli passiamo la password, ma con password prompt. Questo vuol dire che poi il terminale ci chiederà di inserire una password segreta a mano e qua gli passiamo il ruolo, dove credo che con questo gli diamo i pieni poteri. Quindi, allora, quindi, facciamo così, vado a prendere il mio terminalino, me lo metto qua, perché ovviamente io non è che me le ricordo a memoria le cose, quindi lo apriamo qui in parte, bello comodo, e andiamo a scopiazzare senza vergogna il nostro codice qui. db.createUser, parentesi, poi andiamo a capo, come vedete MongoDB vi permette appunto di scrivere andando a capo, eccetera. Quindi facciamo user, due punti, il nome utente, nel mio caso lo chiamiamo infodev, no, chiamiamolo mongo user. Sì, mongo user, va bene. Virgola, capo, pvd, due punti, password prompt, virgola, poi facciamo roles, due punti, quadra, graffa, role, due punti, user. Allora si può copiare, non c'ho di scrivere tutto questo perché sono pigro, la pigrizia.
Ok. Quindi chiudiamo la nostra graffa, chiudiamo la nostra tonda. Adesso appunto tramite il password prompt ci chiede di mettere la password, io metto password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aspettate che forse ho sbagliato. Password 1, 2, 3, 4. Ok. Exit, facciamo un sudo service mongo restart, facciamo come prima mongodb due punti slash slash, andiamo a prenderci il nostro IP, lo incolliamo qua dentro e mettiamo a porta 27017 e come prima dovremmo poterci connettere. In effetti ci siamo connessi. Perché ci siamo connessi? Ve lo dico subito, perché dopo aver messo nome utente e password dobbiamo ritornare nel nostro Mongo, nel file di configurazione di MongoDB, quindi sudo vim etc mongodbf e dobbiamo qua in security aggiungere questa cosa qui, security authorization enabled. Ok, modificato il nostro file, facciamo un service mongodb restart. Ok, andiamo qua sul nostro MongoDB Compass e proviamo a riconnetterci, quindi nuova connessione MongoDB due punti slash slash il nostro numero di IP della nostra macchina, poi 27017. Connect, lui prova a connettersi, ma come vedete non ci fa connettere perché appunto abbiamo protetto il nostro server con username e password. Quindi se vogliamo connetterci dobbiamo passargli il nostro username, il nostro password, la nostra stringa di connessione. Per farlo facciamo ripartire il nostro MongoDB Compass, che non è proprio l'applicativo più stabile del mondo, come avete visto. Facciamo MongoDB, due punti slash slash, nome utente, che chi si ricorda che nome utente avevamo usato? Mongo user, avevamo usato come nome utente Mongo user. Mongo user, poi mettiamo due punti e mettiamo la password. Password 1, 2, 3, 4, chiocciola il nostro numero di IP, più la porta 27017, proviamo a connetterci e voilà, e lui si è connesso. Quindi per questo tutorial è tutto, come avete visto abbiamo installato MongoDB. Abbiamo abilitato la connessione all'esterno di MongoDB e abbiamo protetto MongoDB con username e password, impedendo quindi connessioni esterne senza appunto l'account di accesso. E quindi direi che per questo tutorial è tutto. Farò un prossimo tutorial sempre su MongoDB, ma stavolta su come installarlo con Ansible. E quindi niente. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.